Paesi, dottor Busacca, dietro queste procedure amministrative, dietro 1.300 domande al mese, ci sono 1.300 persone che richiedono assistenza in materia appunto previdenziale, riconoscimento di pensioni di invalidità, quindi ci sono storie importanti anche di sofferenza che rivendicano una giustizia giusta, scusate il gioco di parole, e soprattutto rapida. Questo protocollo, al di là proprio della struttura organizzativa che assicura, consente di giungere ad una decisione sulle varie istanze di riconoscimento di queste indennità in tempi più rapidi, più trasparenti e più giusti, perché la possibilità di effettuare una perizia in campo neutro, come quello che ci ha assicurato dalla ASL, come quello di assicurare la partecipazione dell'INPS, serve innanzitutto ad assicurare in quella sede, se l'istante ha diritto o meno a queste prestazioni previdenziali, ha diritto a determinare la misura di questa prestazione previdenziale, evitando il contenzioso, perché un conto è che una persona, parlo per esempio degli anziani, riesce a ottenere il riconoscimento di quello che gli spetta nel pieno contraddittorio e quindi nel rispetto anche dei suoi diritti di difesa, un conto che invece deve affrontare un giudizio di merito. Quindi io ringrazio il direttore Busacca, ringrazio il presidente del Tribunale per la sensibilità dimostrata non solo nei confronti